Stai per praticare con Mindful Act, una meditazione creata per aprire la mente alle diverse prospettive, offrendo un'opportunità di esplorare nuovi modi di vedere il mondo, la tua vita e chi sei tu e le situazioni che attraversi. Grazie alla consapevolezza del momento presente e anche una breve riflessione sulle tue situazioni quotidiane, cercheremo di rompere le rigide prospettive che possono limitare la comprensione e la connessione con te stesso e con gli altri. Lo scopo è quello di favorire una maggiore apertura mentale, accogliendo con gentilezza la varietà di punti di vista esistenti e aprendo la porta alla crescita personale attraverso la comprensione di queste prospettive diverse e di quanto possano essere preziose. Quindi, quando ti senti pronto, prendi la posizione che ti è più comoda e ti consente di concentrarti meglio. E inizi lasciando andare in secondo piano i rumori che puoi percepire. Li noti e poi porti l'attenzione al tuo corpo. Prova a percepire il tuo corpo nell'insieme, a notare la sua posizione, a chiudere delicatamente gli occhi. Percepire il peso del tuo corpo e la forza di gravità che lo ancora a terra. Ora ti chiedo di portare attenzione a un particolare momento di dubbio o qualche difficoltà che stai vivendo nella tua vita in questo momento, e che magari ti procura emozioni spiacevoli, non troppo intense, ma comunque percepibili. Quindi pensa a questo momento di difficoltà o di dubbio, indecisione. Esplora i pensieri, le sensazioni e le emozioni che hai a riguardo. Senza giudicare, ma con curiosità, come se fossi uno scienziato che ti osserva da fuori. E ora che ti stai guardando da fuori, come se fossi uno scienziato, ti chiedo anche se ti va di provare a osservarti anche da un'altra prospettiva, di osservare te stesso in questa situazione da alcune altre prospettive. Alcune potrebbero essere più semplici, altre più difficili, alcune utili, alcune meno. Se ti va, proviamo a esplorarle e poi osserveremo, noteremo com'è andata.
ti chiedo ora se ti va di provare a guardare te stesso in questa situazione che stai esplorando attraverso gli occhi del tuo compagno, marito, moglie, se ce l'hai, oppure attraverso gli occhi del tuo miglior amico, della tua miglior amica, di una persona che stimi e che senti vicina. Scegli tu la prima che ti viene in mente e prova a metterti dentro la pelle, dentro il corpo di questa persona e dietro i suoi occhi, e da lì guardare alla tua situazione attuale, a te in quella situazione attuale. Quindi cosa potrebbe vedere e sentire questo tuo partner o amico o amica? Cosa vedrebbe? Vedrebbe la tua sofferenza? Cosa potrebbe vedere di te che affronti questa situazione? E come si approccierebbe alla tua sofferenza in questo momento? Con quale sguardo, con quale calore, con quali parole, tono ti darebbe un sostegno in questo momento? Prova a vedere se puoi rivolgere lo stesso sostegno, le stesse parole, lo stesso tono a te stesso in questo momento di difficoltà o indecisione. E cosa vorresti che vedesse questo tuo amico, questo partner, mentre stai affrontando questa situazione? Cosa pensi che vorrebbe vederti fare in questo momento, in questa situazione? Come vorrebbe vederti agire? Adesso ti chiedo se ti va di provare un'altra prospettiva, quella di te stesso fra 5 o 10 anni. Prova a metterti dentro la pelle di te stesso fra 10 anni, dietro i tuoi occhi fra 10 anni, e di vederti, di guardarti adesso in questa situazione di dubbio, difficoltà. Cosa vedrebbe il te stesso fra 10 anni del te stesso di adesso? Cosa potrebbe vedere e sentire? La tua sofferenza, i tuoi pensieri, le tue emozioni?
come vorresti che ti sostenesse, con quali parole, quale tono, con quale approccio. Il calore, la gentilezza, la compassione, la fiducia. Sempre dietro a quegli occhi del te fra 10 anni, sempre da lì, cosa vorresti vederti fare adesso, oggi, in questa situazione? Quali scelte, quali azioni, quali comportamenti e con quale approccio vorrebbe vederti agire e muovere in questa situazione di dubbio e difficoltà? Di cosa sarebbe soddisfatto il tuo te stesso futuro delle tue azioni e scelte di oggi? Quali pensieri ed emozioni accoglierebbe, seguirebbe e quali lascerebbe andare? Cosa riterrebbe importante, davvero importante, il tuo te futuro? Cosa c'è di importante per te nella tua situazione attuale, che potresti ritenere importante e utile da seguire, da coltivare anche fra 10 anni? Quali azioni, quali scelte, quali movimenti, quale più piccolo passo potresti fare oggi o domani nella tua vita di tutti i giorni che potrebbe renderti soddisfatto fra 10 anni? Prova a pensare a qualcosa di veramente fattibile. Se ti senti bloccato nel farla, significa che devi scegliere qualcosa di ancora più piccolo, proprio il più piccolo passo che puoi fare oggi dopo questa pratica per muoverti verso quelle azioni, quelle scelte che hai individuato prendendo la prospettiva di qualcuno che ti è caro, a cui sei caro e di te stesso nel futuro. Individua proprio quale azione, in che modo e con quale approccio. E ricorda che se durante questa pratica, cambiando la prospettiva, entrando nella prospettiva di qualcuno che ti vuole bene, di qualcuno che ti conosce, hai anche percepito un certo sostegno, fiducia, gentilezza e compassione, la puoi rivolgere a te stesso in qualsiasi momento di difficoltà. E quando sei in dubbio su quale scelta fare, su come muoverti e comportarti,
chiediti: cosa vorrebbe vedermi fare una persona che mi vuole bene e mi stima? E cosa vorrebbe vedermi fare il me stesso fra 10 anni? Ora ti chiedo gradualmente, senza sforzo, di ritornare dentro la tua pelle, dentro il tuo corpo e dietro i tuoi occhi. E percepisci tutto quello che puoi sentire nel tuo corpo, dal respiro, le sensazioni. E stai lì con tutto quello che c'è. E poi, delicatamente, ritorni in contatto con tutte le sensazioni che puoi percepire dall'esterno, come suoni, odori. E inizi anche a percepire il contatto con le superfici che ti sostengono, magari muovendo un po' i piedi o altre parti del corpo, e gradualmente, senza fretta, riapri gli occhi delicatamente e provi a guardarti intorno con curiosità, scoprendo nuove prospettive. Magari puoi guardare delicatamente verso l'alto e osservi il soffitto, che di solito non guardi, o il pavimento, sempre muovendoti delicatamente. E questa pratica è finita e spero che ti abbia aiutato a comprendere come nelle difficoltà, quando sei bloccato, puoi guardare a te stesso da altre prospettive, compassionevoli, gentili, e che magari riescono ad aiutarti ad individuare cosa è importante per te e a sostenerti nel tuo cammino, nel più piccolo passo che oggi puoi fare per muoverti, per sbloccarti da quella situazione di difficoltà o dubbio. E ovviamente puoi rifare questa pratica su qualsiasi altra situazione o difficoltà. Grazie per aver praticato con Mindful Act.